Perché non mi aspettavo una prestazione così anche oggi, perché erano condizioni molto difficili della pista, avevamo poi magari nella fine della gara le gomme non erano proprio quelle adeguate per il tipo di pista, di condizione della pista, però dai, inizialmente mi ero un po' seduto sugli allori, però dai, alla fine ci ho creduto fino alla fine e sono molto contento. E infatti ringrazio il mio team, la Federazione Italiana, tutti i miei sponsor e anche la mia famiglia che ha risolto questo sito. Bravo, un bel applauso. Per me è stata una gara per i primi tre giri un po' difficile perché sono partito un po' male e varia gente mi ha sorpassato e lì mi sono detto iniziamo a martellare e sono arrivato nella quarta posizione che Lunetta e Volpi e Fazzone erano un po' distanti e lì Filippo Bianchi e vari piloti hanno iniziato a sorpassarmi e ho detto ragazzi state dietro perché ho il passo per prenderli e lì abbiamo preso Luca Lunetta e lì all'ultimo giro è stato un po' difficile perché Filippo Farioli mi ha sorpassato all'ultimo settore. Sono molto felice e ringrazio i meccanici, la federazione e tutta la mia famiglia. Filippo, magari non sarai contentissimo, però insomma questo terzo termino del podio è un bel risultato anche perché sei comunque secondo in classifica generale. Sì, alza un pochino la voce. E niente, quando ho visto gli altri contro il passato, vedevo che aveva più ritmo, infatti non ho visto niente, non l'ho disturbato e mi è sembrato appunto l'unità. Vorrei ringraziare tutto il mio team, Talenti Azzurri, tutti i miei sponsor e dai, ci vediamo al prossimo. Bravo!